Oggi uno svuotatasche rustico e delicato al contempo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' per tutti. È ideale per i ragazzini e per i bambini, ma è bellissimo anche per le signore come me, un po' più grandi, che vogliono mettere in produzione qualcosa di veramente bello. Voglio realizzare degli svuotatasche con una tecnica che sta andando tanto di moda sia su Pinterest che su altri social, che è quella del stampato dei centrini. Però voglio creare qualcosa un po' più rustico di quello che ho visto in giro, un rustico però con un occhio all'eleganza e al design. E allora prendete la pasta modellabile che preferite, qui vi metto la playlist di tutte le paste modellabili fatte su Arte per te, prendete un vecchio centrino della nonna e spostiamoci sul piano da lavoro. Ed eccoci pronti per creare il nostro svuotatasche merlettato. Vi faccio vedere cosa ci occorre. Allora, una qualunque pasta modellabile. Io qui ho una pronta, il DAS, però appunto voi potete usare veramente qualsiasi pasta modellabile. Poi ci occorrerà un mattarello, un centrino di qualunque forgia, meglio se rotondo, un tagliabalze e potrebbe anche servirci un bulino per la rifinitura. Ci occorreranno dei recipienti per dare forma al nostro svuotatasche. Possiamo farlo così a piattino oppure così un po' ovale. Per colorarlo utilizzerò degli smalti. Ho questo bellissimo verde che a contrasto con il colore della mia pasta modellabile starà benissimo. Voi le paste modellabili le avrete bianche se le farete da voi, ma non importa, basterà addizionarle di un po' di acrilico per farle diventare di qualunque colore voi vogliate. Quindi cominciamo subito. Se la volete come la mia, di un bel color terracotta, basterà addizionare di rosso e marrone una qualunque pasta modellabile bianca. Allora, questa essicca molto velocemente, quindi passo subito a spianarla. La forma che facciamo deve essere abbastanza larga da contenere tutto il nostro centrino. Voilà, il mio già ci entrerebbe, però stiro un altro pochino la pasta e poi con le mani o come più vi viene comodo, anche con una spugnetta bagnata con un po' d'acqua, liscio. Una volta lisciato il tutto, prendo il centrino, lo posiziono per bene sulla mia pasta modellabile e presso ok. Dopo esserci accertati che tutte le maglie del centrino siano andate al loro posto, che tutto sia stato ben impresso, piano piano eliminiamo il centrino. Cerchiamo di tondeggiare. Io mi aiuto proprio con la ciotola che userò per contenere il mio centrino. Fatto ciò, solleviamo il nostro centrino in pasta modellabile e adagiamolo all'interno di una ciotola che lo contenga, facendo in modo di spianare bene tutte le curve. Quindi con l'unghia levigate il margine, che deve venire bello ordinato perché si vedrà, eh? Poi, se voglio, chiudo la maglia del centrino intaccando, vedete come, così, cioè faccio andare oltre la maglia del centrino. Voilà, adesso non ci rimane altro che aspettare che si asciughi.
viste le nostre forme, non ci rimane che aspettare qualche oretta. Ed eccoli qua i nostri svuotatasche appena rientrati dal terrazzo. Adesso non badate ai bordi, perché dopo li levigherò con della semplice carta abrasiva. Per adesso badiamo più che altro alle decorazioni. Per decorarli ho preso la mia banda di smalti, ma in primis volevo provare questo verde che mi sembrava proprio bello. Ne decoro prima uno che ho doppio. Così, se dovesse venir male, passo subito al successivo. Ecco qua. Ed ecco qua la prima ciotolina tutta dipinta. Guardate che carina. Guardate che bella. Lascerò i bordi così, color terracotta, che adesso andrò a levigare ben bene. Adesso magari faccio le altre con dei colori differenti, ma anche così sono veramente bellissime. Queste smaltate sembrano davvero di terracotta. Se invece voglio dare una coloritura meno presente, quindi magari lasciare i binari su cui sono passata con il centrino scoperti, quindi far vedere un doppio tono, sia l'arancione che il blu, tampono con una spugnetta, basta un pezzo di spugnetta qualunque, quella per i piatti per intenderci, questa qui, e verso lo smalto sulla spugnetta e poi lo tampono sulla ciotolina. E così facendo si ha un effetto con questa doppia cromia. Scaricate un po' l'eccesso, quindi tamponate con delicatezza. Devo dire che questa tecnica dà dei risultati veramente, veramente belli. Quasi quasi converto anche le prime che ho fatto. Sapete che faccio? Vi faccio la foto di quelle e le troverete anche nelle foto finali, però voglio variarle leggermente perché questo doppio tono le rende ancora più belle. Per esempio, per questi che già ho tinto e dove voglio fare risaltare il duochrome, diciamo così, posso andare con colori più chiari o a contrasto e quindi con un altro pezzo di spugnetta creo un blu più chiaro e ripasso sopra quello che già avevo fatto. E poi, per rifinire i margini, o prendete una vecchia lima per unghie o della carta abrasiva semplice, oppure io uso il mio aggeggino che non servirebbe per questi lavori, ma che io utilizzo solo per questi lavori. Guardate. Se siete dei ragazzi che non vi salti in mente di prendere l'aggeggio che vostra madre usa per la pedicure per fare questa cosa perché vi uccide, idem se siete adulti, non pensate di usare indifferentemente quello per la pedicure anche per i lavoretti creativi. Dovete avere uno strumento di questi solo per i lavoretti creativi se vi interessa usarli in tal senso. Se vi interessa usarlo in tal senso, fate le debite raccomandazioni, continuo a levigare. E voilà, eccolo, bello pronto e levigato come appena uscito da una fornace preziosissima. Adesso vi lascio alle foto, io continuo a levigare e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che belli i nostri svuotatasche, sono davvero bellissimi, rustici, eleganti, caldi, accoglienti, sanno di casa. Io ne avevo visti tanti su internet e mi ero prefissata proprio il volere fare questa tecnica, volere provare per vedere proprio come veniva dal vivo, e viene davvero bellissima, bianca su bianco è stupendo, ma a me, sapete, piacciono i colori e soprattutto mi piacciono i colori della nostra terra, della nostra Italia. Mi piace il color cotto, mi piacciono i verdoni, i verdi oliva, il blu del nostro mare, quindi ho messo tutto questo
questo all'interno delle nostre ciotoline, che sono venute veramente rustiche e belle. Spero vi piacciono, basta parlare. Se questo video vi piace, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto commentate qua sotto, ditemi cosa ne pensate, ditemi qual è la variante che più vi piace. Io vi aspetto sempre anche su tutti i miei altri canali, Ombretta, Due Cuori Una Cappa, e Nenzino e Gabriele vi aspettano anche su Poti Toys. Vi aspetto su Pinterest, vi aspetto su Facebook, vi aspetto su Instagram, vi aspetto su Twitter e naturalmente vi aspetto sempre a braccia aperte anche qua. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!